Buonasera e benvenuti ad Enea. Enea, come tutti sanno, secondo la leggenda, era un migrante, era scappato da una guerra ed è giunto qui in Italia. Una storia, se possiamo così dire, di integrazione ben riuscita. Addirittura grazie ad Enea la cultura italiana ha potuto arricchirsi e questa è la speranza che molti di coloro che arrivano in Italia hanno, perché viaggi della speranza, migrazione, integrazione, questo è il tema che vogliamo affrontare oggi, un tema che è tornato alla ribalta in questi ultimi giorni per le vicende note delle navi arrivate in Italia dall'Africa. E per parlare di tutti questi temi abbiamo qui con noi un ospite d'eccezione, l'avvocato Ali Listi Maman. Avvocato, benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera a lei. Allora, tutti i temi che lei affronta quotidianamente nel suo lavoro e che immagino ha anche vissuto sulla sua pelle, nella sua vita, visto che lei è arrivato in Italia che aveva 8 anni, originario del Niger, e immagino non sia stato facile poi avere un percorso di integrazione come quello che fortunatamente lei ha avuto e che magari altri migranti purtroppo non hanno. Allora, io mi ritengo un privilegiato perché certamente sono figlio di un'immigrazione che è diversa ovviamente perché sono stato adottato da una famiglia italiana che ha creduto e ha voluto investire sulla mia persona. Non tutti hanno questo privilegio e questa fortuna di poter avere qualcuno che investa su loro, ma sono loro stessi che creano il loro, diciamo, tra virgolette, futuro investendo loro stessi e cercando di emigrare in altri paesi dove cercano di avere maggiore fortuna e maggiore possibilità di crescita anche personale e se non anche professionale. Avvocato, parlavamo prima di Enea, chiaramente quella di Enea è una leggenda, oltre ad essere il titolo della nostra rubrica, ma questo significa che il tema dell'immigrazione è un tema antico quanto l'uomo, è un tema che c'è sempre stato nella storia, cioè, le popolazioni si sono spostate da una parte all'altra della Terra, da un continente all'altro. Come mai, secondo lei, ogni volta che c'è uno sbarco, l'arrivo di una nave, una problematica come quelle che abbiamo vissuto in questi ultimi giorni, si tende ad affrontare il problema sempre in termini di emergenza, senza mai cercare una soluzione un po' più strutturale? Allora, io parto da un dato. Noi partiamo dal 1998. Quando cominciano i primi fenomeni, i primi sbarchi in Italia. E da quella data ad oggi una sostanziale modifica rispetto alla tematica legata all'immigrazione o alla sua regolamentazione in maniera più ampia non c'è stata. Abbiamo sempre ragionato sul momento, quindi quando succede il fenomeno, noi al momento interveniamo cercando di dare il pronto intervento. Siamo più come un pronto soccorso che piuttosto come una struttura ospedaliera ben congegnata. Esatto, ma di solito il pronto soccorso è collegato a un ospedale dove poi quando serve si possono fare delle operazioni, delle lunghe degenze, mentre invece qui sembra Mentre quasi qua che. noi siamo sempre fermi sul punto, perché siamo sempre nella Esatto. crisi di emergenza. Io parto da un dato anche numerico, che è stato dato dalla comunità europea, dal Parlamento europeo. Noi ragioniamo che l'Italia è un paese di primo approdo ed è un paese dove si parla di ingressi e di flussi massicci di immigrazione. Intanto noi guardiamo solamente, sempre da un punto di vista mediatico, si guarda sempre il mare, ma non si guarda la terra. Perché se noi guardiamo i flussi che ci sono dalla parte est dell'Italia, ci sono anche molti ingressi che non vengono considerati, non vengono conteggiati all'interno della mediatico. Oltretutto, dicevo, il ponte del Parlamento europeo
nell'anno 2021 ci sono stati in Germania 1.255.000 rifugiati, di cui 190.000 hanno fatto richiesta di protezione internazionale. In Francia ne abbiamo avuti 500.000 rifugiati e 120.000 richiedenti. In Italia il numero è 144.000 rifugiati, di cui 53.000 richiedenti. Quindi stiamo ampliando un fenomeno più di quello, lo stiamo ingigantendo più di quello che è. È vero che c'è un fenomeno migratorio, ma dobbiamo anche essere realisti che non si affronta la tematica dell'immigrazione in maniera solamente propagandistica o elettorale, perché noto da ogni fazione politica. Da una fazione politica, faccio una divisione, dalla parte di destra si discute solamente della sicurezza della nazione quando si parla in tema di immigrazione, dalla tematica, quello che riguarda il centro-sinistra, si pensa semplicemente e esclusivamente all'integrazione pura, ma senza creare da una parte e dall'altra quei fenomeni virtuosi che possono portare a una reale integrazione e a una maggiore sicurezza. Perché se si crea integrazione, si crea sicurezza. Ecco, avvocato, lei ha toccato un tema che qualche giorno fa era stato affrontato da Federico Fossi di UNHCR Italia. E io la interrompo soltanto qualche minuto per far vedere proprio cosa aveva dichiarato, confermando queste cifre che lei ci ha fornito. È pronto il servizio sul numero inferiore di rifugiati in Italia rispetto ad altri paesi. Allora, dalla regia mi dicono che non è pronto il servizio, possiamo allora continuare la nostra chiacchierata tranquillamente. Ecco, una cosa che mi incuriosisce, lei presentandosi all'inizio di questa nostra chiacchierata, di questa nostra trasmissione, ha detto che lei è sicuramente un privilegiato rispetto alla maggior parte dei migranti che arrivano in Italia. Nonostante però questo fatto che sia un privilegiato, io ricordo qualche anno fa quando lei partecipò alle elezioni politiche in Sicilia. Ricevette una montagna, una valanga di accuse razziste. Ma ecco, mi stanno dicendo alla regia che intanto è pronto il servizio di cui avevo parlato prima, poi parliamo anche di quest'altro tema. Noi raccogliamo i dati sui rifugiati presenti in tutti i paesi nel mondo in un rapporto che viene pubblicato ogni anno nel mese di giugno, quindi i dati che abbiamo sono relativi all'anno 2021. Nel 2021, quindi prima della guerra in Ucraina, avevamo in Italia circa 145.000 persone che avevano ottenuto protezione internazionale. Giusto per darvi qualche termine di paragone, in Francia ce n'erano 500.000, in Grecia 120.000, in Svezia 240.000, in Germania 1.000.000 e quasi 300.000 rifugiati. Se aggiungiamo i rifugiati ucraini che sono arrivati in Italia dall'inizio dell'invasione russa, circa 170.000, comunque arriveremmo in questo momento a poco più di 300.000, quindi comunque un numero che soprattutto considerato in rapporto alla popolazione dei singoli paesi è molto più basso di tanti paesi europei. Abbiamo, diciamo, realizzato questo evento come UNHCR insieme a Intersos per raccontare le 10 associazioni di rifugiati che abbiamo sostenuto in quest'anno, in questa edizione del progetto Partecipazione, sostenuto in vari modi, con formazione, anche a livello finanziario, per far sì che queste associazioni, che i rifugiati stessi, diventino degli interlocutori e dei protagonisti delle loro istanze a livello politico, a livello anche di contributo portato alla società che li ospita. Nel corso di 5 anni di questo progetto abbiamo aiutato su vari fronti, nel rapporto anche con i media, ad essere presenti con la loro voce,
a poter essere soggetti attivi e decisori politici, oltre 50 associazioni di rifugiati in tantissime regioni d'Italia, e crediamo che debbano essere sempre di più considerati proprio come appunto come protagonisti, e ci teniamo a sostenere la loro partecipazione attiva nelle nostre società, in quanto i rifugiati hanno molto da offrire e sono una risorsa per la nostra società. Sono una risorsa per la nostra società. Dicevamo prima di lanciare questo servizio che lei, avvocato, ha però ricevuto numerosi insulti razzisti. Lei è qui in Italia da oltre 30 anni. Ha notato un peggioramento in questo senso della situazione o più o meno è rimasta stabile nel corso del tempo? Allora, c'è una questione. Io ritengo che l'Italia abbia in alcuni soggetti un razzismo sopito, ecco, e che aspetti dei momenti temporali per poter manifestare il proprio sentimento, il proprio apprezzamento verso qualcosa, qualcuno che è diverso. Ma questo è una questione ancestrale, ecco, perché comunque in ogni epoca storica c'è stato sempre il timore del diverso, il timore di qualcosa che viene da fuori, la paura del... o prima erano gli invasori unni, o prima erano i feroce Saladino, la Turchia, quindi c'erano i turchi che arrivavano e invadevano, quindi c'era sempre un timore verso qualcosa che era diverso. Però ecco, per esempio, lei vive in Sicilia, la Sicilia è storicamente terra di invasioni e anche accoglienza, però da un certo punto di vista. Io dico per fortuna, per mia fortuna, che sono arrivato in Sicilia. Perché è stato più facile, ecco, chiamiamolo così, più facile potersi integrare in una terra dove comunque c'è l'abitudine a vedere tanta diversità. È un'isola che si affaccia sul Mediterraneo, è un'isola che comunque è stato punto centrale per l'incontro di tante culture, che comunque la Sicilia è stata ampiamente terra di culture, ecco, partendo da Federico II, se vogliamo fare cenni storici. Certamente il razzismo c'è, non dobbiamo nasconderci dietro un dito dicendo che non esiste, però credo che l'aspetto culturale abbia arginato questo fenomeno, quindi ci sono persone che sono culturalmente molto più preparate e non hanno più l'ignoranza di accettare il fatto di dire quello è nero, quello è giallo, quello è più. Hanno la possibilità di poter loro stessi comprendere che siamo tutti uguali. Io non ci nascondiamo dietro un dito, esiste il razzismo, però non dobbiamo fare di tutto un'erba un fascio, ecco. Sono poche unità che manifestano questo loro dissapore, questo loro malessere, ecco, chiamiamolo così. Quindi sta parlando, diciamo, di una questione in qualche modo inevitabile, che storicamente, ma anche naturalmente, il timore del diverso esiste, e esiste più o meno in quasi tutte quante le culture, quindi questo è un aspetto quasi positivo. Quali sono invece... Se guardiamo l'America, non abbiamo a discutere di razzismo da qua fino al prossimo cinquantennio. Esattamente. Ma quali sono invece i principali problemi, rapidamente, perché poi dobbiamo andare in pubblicità e semmai possiamo riprendere il discorso anche dopo il break, quali sono i principali problemi che una persona che arriva in Italia da un altro paese si trova invece ad affrontare in questo momento storico? Credo che il principale problema sia l'aspetto della comunicazione e dell'informazione. Le persone che arrivano qua sono poco informate su quello che può essere i loro diritti e soprattutto ritengo anche i loro doveri, perché certe volte si pensa che bisogna dare solo indicazioni sui diritti alle persone, ma bisognerebbe dire anche i doveri che ognuno ha quando entra in un paese e quando ci sono delle norme da dover conoscere e rispettare. E quindi ritengo che anche l'informazione da questo punto di vista dovrebbe essere portata con una maggiore attenzione e non solamente gridare al mancato diritto.
ma bisognerebbe gridare anche alla mancata informazione dei doveri che ognuno di noi ha verso questa nazione, che vale sia per chi viene da fuori sia per chi sta dentro. Certo, e questo potrebbe anche depotenziare quei pochi razzisti di cui ha parlato prima, perché avrebbero un'arma propagandistica in meno. Io adesso farei una piccola pausa per doveri pubblicitari, ma poi riprenderei questo discorso estremamente interessante, oltre che di grandissima attualità, visto che quello che è successo in questi giorni e sta continuando ad accadere, che ha provocato anche una crisi diplomatica sempre più pesante fra l'Italia e la Francia, che si sono un po' rimpallate le responsabilità e i doveri di accoglienza nei confronti delle navi delle ONG. Di tutto questo torneremo a parlare dopo la pubblicità, tornate con noi ad Enea, ma ora qualche istante di pausa.